Ringrazio anche per la presenza di Alessandro Cochi, che mi consente di passare subito però la parola a Pier Francesco Cagliari. Pier Francesco Cagliari è il direttore generale dell'ANCMA, lo abbiamo già incontrato durante la conferenza stampa di presentazione di Moto Days. Non vogliamo qua, in questa terra libera per moto e bici, tornare troppo su certi dati di mercato, su certe pesantezze del momento. È vero che però soltanto con questo spirito, con questa passione, con questo piacere di vivere a due ruote, motorizzate o meno che siano, si può ripartire. Ma assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti e complimenti al Presidente, complimenti alla segreteria organizzativa. Questa è una fiera che sta crescendo, una fiera che merita attenzione e penso che possa essere anche un punto di riferimento non solo per il centro-sud Italia. È fatta in un momento giusto dove le case possono far provare i propri modelli, che è la cosa più importante, e poi la passione è la cosa che trascina questo mondo, ma non dobbiamo dimenticarci quello che dicevamo prima, che è la mobilità. Oggi le nostre città hanno bisogno di infrastrutture sicure, hanno bisogno di impegno vero, e quindi questo è quello che noi ci aspettiamo dalle istituzioni. Mi permetto una domanda in più. Abbiamo parlato, il Presidente Mannocchi lo ha detto, un evento importante per il Centro Sud Italia. Io credo che cominci ad andare un po' stretto questo vestito a Moto Days. Ma io credo che quando si fanno le cose seriamente, poi le cose pagano. Quindi io penso che loro stanno lavorando bene e quindi meritano anche di avere qualche cliente o visitatore che arrivi almeno dalla Toscana o dall'Emilia Romagna. Poi ci lavoriamo insieme. Io ringrazio anche Pier Francesco Cagliari anche per avere dato un impulso positivo. La verità è che ovviamente il momento non è facile, ma soltanto attraverso passione, energia, il gusto, il piacere di vivere questo tipo di mezzi si può ripartire. Ringrazio per Francesco Cagliari. Grazie a voi, grazie a tutti. Si è presa il microfono, se direi proprio di sì. E a questo punto siamo pronti per...